I dati raccolti nel 2018 dai volontari dei quasi 30 centri di ascolto Caritas, dal centro di ascolto della Croce Rossa e dal gruppo Volontari Caritas raccontano di 1.653 persone e nuclei familiari che si sono rivolti per una richiesta di aiuto. Di questi, più del 23% del totale si sono presentati per la prima volta proprio lo scorso anno. È questo lo scenario fotografato dal rapporto sulla povertà della diocesi di Lucca, stilato dalla Caritas. La grande maggioranza delle richieste d'aiuto che vengono formulate presso i centri d'ascolto provengono da contesti familiari composti da coppie adulte in età lavorativa con figli piccoli, oppure da famiglie monogenitoriali. Molte di queste sono famiglie numerose, spesso con più di due bambini, aprendo anche per quest'anno una finestra impressionante sulla povertà minorile. Ormai possiamo dire con chiarezza che da diversi anni la situazione che noi andiamo a osservare, a fotografare, è quella di un fenomeno che è sostanzialmente stabile ed hanno più o meno lo stesso profilo che anche negli scorsi anni noi raccontavamo, quindi famiglie, giovani, molto spesso senza lavoro, perché molto spesso bassamente qualificati. Ci sono quindi delle correlazioni tra la giovane età, l'avere dei figli, l'avere un titolo di studio assai basso e chiaramente quindi molto spesso non avere lavoro, che descrivono i profili di questa invisibile evidenza. L'altro nome della povertà è poi quello della solitudine. Tutti coloro che si rivolgono ai centri di ascolto hanno pochissime relazioni, soprattutto per quanto riguarda la rete delle relazioni informali con parenti e amici. Ormai dobbiamo avere una visione integrata dell'accompagnamento delle persone e delle famiglie con difficoltà, per cui ci vogliono supporti economici, supporti in servizi, ma anche la vicinanza, la ricostruzione di reti che aiuti a superare anche le difficoltà umane, cioè c'è proprio bisogno di un'attenzione a 360 gradi.